benissimo stabilirsi arrivato a questa decima edizione, che ovviamente è importantissima, anche importantissimo ascoltare quello che è stato il percorso, che di fatto purtroppo quello di cui parlavamo probabilmente nel 2013-2014 ancora adesso lo stiamo trattando e diventano temi fondamentali. In questi anni abbiamo assistito al fatto che migliaia di persone hanno tentato, e in molte occasioni per fortuna riuscendoci, ad attraversare la rotta del Mediterraneo centrale. Migliaia di persone in queste stesse occasioni hanno proprio rivendicato il diritto, insieme anche a molte organizzazioni umanitarie che le hanno tratte in salvo, di ricevere un luogo sicuro anche di sbarco, e un luogo sicuro, appunto, anche come diceva Tommaso prima, un luogo sicuro dove non essere più in pericolo. Ma in questi stessi anni quel luogo sicuro è spesso stato un miraggio, è spesso stato un luogo lontano e tante volte anche irraggiungibile, come è accaduto, come dicevi tu, con uno dei provvedimenti probabilmente più famosi, cosiddetto dei porti chiusi. Ma voglio ricordare altri passaggi che in qualche modo hanno minato il diritto a quel luogo sicuro. Sono stati dei provvedimenti che hanno colpito sicuramente le organizzazioni umanitarie che lavoravano e che stanno lavorando, che hanno lavorato per trarre in salvo le persone. Mi riferisco al 2017, quando cominciamo a parlare del rapporto di Frontex. Mi riferisco alla blogger Donadella e il suo video che voleva dimostrare la connessione tra ONG e trafficanti. Mi riferisco al procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, quindi vediamo anche organi davvero istituzionali, che lo stesso era probabilmente più in linea con il blogger Donadella. Mi riferisco all'ex ministro dell'interno Marco Minniti, con il suo codice di condotta, e all'altro ex ministro Luigi Di Maio, che addirittura era arrivato a parlare di taxi del mare riferendosi all'organizzazione umanitaria. Ecco, il 2018 sicuramente in questo senso è stato centrale, ma purtroppo ha dato il via anche a una tendenza che è a cui ancora adesso assistiamo. E la conseguenza principale sicuramente è stato il dare avvio a una serie di fermi che hanno interrotto in molte occasioni il lavoro umanitario, e in particolare le operazioni sicuramente in mare, perché quelle sono state in primis le organizzazioni più colpite. Ma quello che voglio ricordare, penso siamo tutti d'accordo, che in realtà ad essere colpite sono le persone che ancora oggi non hanno la possibilità di superare le frontiere, e tantomeno quella del Mediterraneo centrale, in una forma regolare e di conseguenza sicura.